Oggi siamo a caccia di Ale, 642 a Pisa. Il mio treno è in ritardo di 10 minuti e io devo andare in bagno. Ma è possibile tutte le volte. Quanta gente si accumula, madonna. E se c'è un rock stiamo anche in piedi. Vabbè, tanto io devo andare in bagno, quindi pace. Rettifico, minuti di ritardo sono 15. Ma va bene così. C'è un bivalto, sì, ma meno male, meno male. Ora sono contento. Eppure un prima serie. Meraviglioso. Numero uno, assolutamente numero uno. Centocinquanta abbondanti e nemmeno te ne accorgi. Complimenti. Deposito Pisa. Qui c'è un'ale pronta a uscire. Ah no, scherzavo. Beh, magari ci attaccano un altro pezzo. Speriamo che me la mandino su Lucca. Solito edificio, livrea di PR. È diventato rosso adesso. E lui infatti è inchiodato. Hanno fatto un po' di casino. Da Pisa ci aspettiamo anche questo. Intanto qui al 2 dovrebbero mandarci una ale. Speriamo, perché c'è un jazz pronto al deposito. Non siamo contenti. No, no. C'è il minuetto all'1 est, sì. E qui ci sono loro. Va benissimo. No, no, sono contento, dai. Non era 1122. No, no, 1165. Sì? Sì, eccola. Infatti è brutta da morire così. Sedili MD in prima classe e questi qui in seconda. Ce ne sono tre di queste. Guardate qui, SSC e SCMT. Ah, c'è lo scambiatore, cioè i due aggeggi. SSB in se- è il sottosistema di bordo. Sì. Oppure solo il dispositivo vigilante. Ma che figata. Cioè che mi sa che... Eccoci, ALN. Ho 4 ore di biglietto e le uso tutte. Ci siamo. Rock su Roma Termini, ma come si fa? Ma io ho paura a mandarli a Livorno, figurati a Roma. Ok. Spero di trovarla dopo un'ale. Sinceramente
Però la cosa strana, no? Qui ci hanno messo le 6-3. Laggiù c'è un minuetto, c'è questo merci. Sì, c'è il minuetto. C'è il minuetto, perché ci hanno messo questo? Non mi lamento, anzi, però non ha molto senso. Se si vedesse. Pensate voi, per Trenitalia questi sono gli unici treni a trazione distribuita, a potenza distribuita. Bellen. Madonna. C'è un odore di diesel allucinante. Madonna mia. Ah, volete mettere con qualsiasi altro treno? Ma non c'è paragone. Non mi sporgo più di tanto perché è pericoloso, qui. Io non so voi, ma quel giorno è arrivato, quello delle in cui le 642 sono veramente alla fine, perché cioè non le vediamo più. Fino a un annetto fa venivi a Pisa in qualsiasi momento, non avevi problemi a trovarle su Lucca, su Ponte d'Era, su Livorno, su Campiglia, su Grosseto, sulla Spezia. Ora veramente non le trovi quasi più. Io potremmo veramente essere... È già risuccesso, questa cosa, che era una situazione passeggera, ma questa stavolta non sembra. Soprattutto perché succedeva d'estate e non d'inverno. L'inverno era il periodo forte delle 642. Quindi se non ci sono adesso, che è gennaio, è un po' un problema. Può darsi veramente siano agli sgoccioli. Abbiamo il transito lì. Mamma mia. Aiuto. Via, via. È vero, sì. Relativa, sì. Caccia alle ali fallita. Continuiamo la prossima volta. Siamo a Pisa Centrale, venerdì 26 gennaio 2024, in un periodo in cui le ali sono molto molto incerte. Aspetto il Campiglia Marittima delle 7:12, aspetto anche Nick nel caso, e speriamo ci mettano questo, perché questi giorni c'è stata notizie più che affidabili e vedremo. Per ora è presto. Se non ce la mettono. Ciò che non torna di questa storia delle ali è che Pisa era piena. Poi vabbè, è sempre fatto come gli pare, però era sempre piena. C'è in servizio il 52% del parco, perché ho i dati delle assegnazioni, che sono più o meno affidabili, perché ho la maggior parte sono mia, quindi, perché li ho visti. E come è possibile che tutto di un tratto siano sparite completamente?
È una cosa totalmente insensata, considerando che, cavolo, fino a un paio di mesi fa le vedevi ovunque. Se poi andate al 2022/2023, sempre periodo invernale barra primavera, comunque nell'orario invernale, a Pisa potevate venirci tranquillamente da tutte le regioni d'Italia e una ale trovarla. Oggi non le trovo io che sto qui, figuratevi voi, che voi se arrivate da fuori. Da non crederci, da non crederci l'ale, assordami tutto. E vai, da non crederci. Non serve niente. Ancora ci sono, eh. Ora va dall'altra parte. Quando l'ho presa io era andata, cioè era passata da quell'altra parte, via. Molto tranquilla. Che madonna. Questa è l'ultima volta davvero, eh. Non se ne esclude mai un'altra, ma difficile, difficile. Vedete che è limitata a 100 all'ora anche questa? No, madonna, basta, eh. Fai check-in per carità, perché guarda, solo per quello ti scannano. Voglio registrare lo schermo con il check-in. Era quando sono partito che ho detto no. Quest'anno hanno finito. Fine 2024 saranno over. Guarda come corre. Ehi. Ah sì, sì sì, totalmente d'accordo. No, arriviamo a Livorno. Scherzato, ci stiamo andando in cielo ancora da qua. Ah vabbè, ti arriva, ti appisa sotto. No, vai, vai. Ora se i calcoli sono esatti. Bellissimo. Bellissimo. Fatto un bel effetto soffuso. Stile jazz, apprezzabile. Ci buttano veramente a 5 perché devono far passare in freccia bianca. Ma ho capito che questi freni non frenano. Non frenano perché non li guardano. Perché non erano così in tempo. No, no. Cioè, le 582 che abbiamo preso a Milano non facevano questo casino. No. Anzi, quasi non le sentivi. E allora, è Pisa che non le guarda. Quello che ci passa davanti. Ce ne ha anche fatto 485. Sì. Qui abbiamo un delay di... E si riparte. Stile, oserei dire. È scalata da tutto. E ora c'è da recuperare il ritardo, quindi ci si gode. Ce la fa, questa ce la fa. Già il sole comincia a schiarire le giornate. Già le riprese cominceranno a essere buone. Beh, a me ragazzi mi tocca, devo andare in bagno. Vi faccio anche la review dei jeans. Vai, vai.
Ma trovatemi un treno che accelera come le ALE 642. Madonna, ma è stata paurosa quella, eh. A voi il Mar Tirreno. No, non più. Non più, non ci sono andati. Eccolo. Che Roma. Ma si è rispenta le luci, ma c'è qualcosa che non va, eh. Cioè non dovrebbe fare così. Ma guarda lì. C'è da cronometrare lo 0-100. C'è da cronometrare lo 0-100. Eh sì, questa è di più di 500 metri, eh. Chissà se poi lo rimanderanno al 31 dicembre 2025. Madonna, sarà da ridere. Sarà da ridere. Le ALE, ma dubito che ci saranno, però le LN ci saranno ancora voglia, anche le 668 probabilmente. Quindi, a parte le 663 ce l'hanno l'antincendio, eh. Questa ha tre elementi con due ALE, 2,5 megawatt. Più di un jet, ma è molto più leggera. Eh sì, è molto più leggera. Infatti le accelerazioni qui sono... Ma, sono devastanti. C'è qualcosa. Ci può essere un transito. Niente, prego, di speciale. Prego, andate pure. Questo le conduce bene, eh. Non c'è niente da fare, non c'è treno con accelerazioni migliore, ma nemmeno il pop. No, è impossibile. Posso confermare. Nonostante il pop sia ottimo, come accelerazione. Vola anche quello, ma questa ben di più. Ventuno secondi è una cosa assurda, ma nemmeno il pop ci riesce. Diciassette secondi, 0-100. Ma... Questa se la tira la porta a 160, è solo limitato. Che roba! Certo, tirarla in questa maniera è dato un po' la sensazione di debolezza, eh. Non so se mi sto uscendo. Cos'era un jazz? Sì, mi sa di sì. Da questo momento tutti i treni moderni sono lenti per me. Sì, sì, è vero. Non stavolta. Non stavolta, già perso più tempo. Si riposa un po' adesso. Però per l'altro non interrompere le imprese.
andiamoci in rimorchiata e godiamoci un'ultima volta anche quella. Ah, non c'è. Ah, sì, sì. Stazione di Cecina, da dove parte la linea per Saline di Volterra. E si torna a riprendere a finestrini aperti. Mm-hmm. Stavolta non sto cronometrando, potreste ancora vederla su tanti treni, mentre sui finestrini più nuovi vedrete Lippert Components, che è stata l'azienda che l'ha acquisita. Come ha fatto Nick, riprendo anch'io il bagno dell'Ale. Non credo di averlo mai ripreso. Comunque funziona qui, finestrino prive. Se si aprisse, si apre solo così. Da una parte meglio. E l'acqua funziona, funziona tutto. Partenza. Ma è l'ultima? Sì, San Vincenzo è l'ultima partenza. Va registrata bene. Fuori dal finestrino. Potrebbe veramente essere l'ultima volta, eh. Non l'abbiamo a ritorno, questa sta ferma a Campiglia per tanto. Vediamo una partenza. Le ruote classiche. C2000. 001. Sì. 001, oddio. Verde. Magari non è l'ultimo viaggio, ne abbiamo anche domani. Potrebbero finire sui Lucca. Potrebbero. Potrebbero. Sì, sì. Ah, anch'io, certo. Io domani ci sono di pomeriggio, però. Cioè, dopo le 13. Ma guardate lì che roba! Reale. Faccio una ripresina qua. Ragazzi, che figata. Questa maniglia con metro di sbloccaggio più semplice del mondo. Ragazzi, treni a compartimenti, viva la privacy! Niente, la prossima è Campiglia! Eh sì, siamo a Campiglia! Quasi. Non mi preparo in anticipo, almeno sono già pronto anche per le riprese. Erano delle 4 su 4 quelli. Sì. Erano tutte 4 su 4. Sì.
Sì, mi sembravano i 4x4 a me. A me sembravano i 4x4. Di l'altro? No, era un Intercity. Ah, allora. Era un Intercity. Che dire? Potrebbe essere l'ultima volta, non si sa. Magari Nick e Manu la prendono domani di mattina, io non ci sarò. Ci sarò di pomeriggio, quindi. Purtroppo anche io ho i miei impegni, eh. Non è che ne abbia pochi. Ultima volta fuori dal finestrino. Madonna. Io e Nick ci siamo aggiudicati due vestibuli diversi, così se è l'ultima volta usufruiamo delle maniglie. Ora qui ci devono ancora mandare in fondo i binari. Guardate qui. Questa era tutta roba italiana, eh. Qui c'è una bugia a caso. Ok, ci hanno portato al 5, dovrebbe essere di qua la discesa. Vado a ricordi dell'ultima volta. Perché anche l'ultima mi sembrava ci avessero buttato sul 5. Mi avessero buttato sul 5. Potrebbe veramente essere la fine di un'era. Per me in primis, ma per tutti. Gli ultimi treni a corrente continua. Cioè interamente a corrente continua. Infatti siamo di qua. Eccoci a Campiglia Marittima. Viene una strizza al cuore, eh. In questi ultimi anni le ho prese tantissimo e ho fatto solo che bene. E di questo sono contento. Arriviamo. Ci siamo. Potrebbe essere l'ultima volta che le apro. Madonna. Ciao ciao Ale. 0:45. Abbiamo recuperato un quarto d'ora di ritardo. Solo loro riescono. Nessun altro treno ci riesce. Il pantografo è quello giusto. Sì. Il 0:45 più 143 più 0:59. No, anche 003-059 dovrebbe girare, in teoria. Ma potrebbe essere... Oddio, chi lo sa se questo è l'ultimo complesso più o meno attivo, eh. Poi non è che quelle altre siano accantonate, però... Insomma, hanno malapena 30 anni, ma avete visto, sono prestazionalmente eccezionali. Che roba. Grande sta stazione. No, è abbastanza grande. Hanno malapena 30 anni, potevano benissimo avere vita più lunga, eh. Con un revamping magari fatto meglio. Penso solo alle ale 601. È buona. 803. Ho confuso l'anno che è lo stesso. Ora, la cosa più triste è che potrebbero tranquillamente fare più di quello che hanno fatto. Pensate alle ali 803, che hanno fatto dal 1961 al 2015. Sì. Non so se mi spiego. Queste ne ho fatto 1,24. Neanche 35 anni, 33. Scarsi.
Io continuo a registrarla perché è una meraviglia, eh. Intanto lo fa. Mamma. Basta. Questa segna la fine di tutto quanto. E ragazzi, che vi devo dire? A meno che non ci siano domani. L'emozione era quella che era. Io al momento in cui sono stato più emozionato in realtà fu l'anno scorso quando feci il primo. Ah, quando c'erano a Ponte d'Era le campanelle, me le ricordo bene. Allontanarsi dalla linea gialla. Video che feci a Ponte d'Era. Monica, Monte Pescati, Grosseto, Alinea, Orbetello, Monte Argentario. Se succede come quando c'ero io avremo questo per Pisa. La volete mettere? L'Ale. Dai. Questa è la linea per Cecina. Momentaneamente ferma. Cioè per Volterra, non per Cecina. Da Cecina per Volterra. È questa. Speriamo la riaprano. Ci giravano praticamente solo 6-6-3. Ah, dopo il rock siamo sul Vivalto. Che upgrade, eh. E questo è un bel upgrade. Nonostante sia mattina presto, la nostra giornata ovviamente termina qui perché ovviamente ognuno di noi ha i suoi impegni e direi che è stata più che ricca, anzi, e soprattutto appagante. In sostanza siamo arrivati con le 6:42 ad avere un quarto d'ora di ritardo a Livorno e poi ad arrivare in anticipo a Campiglia. Ovviamente hanno fatto delle accelerazioni fenomenali. Tra l'altro questa è la il 464 a cui esplose il pantografo, quella che registrai a Navacchio tipo 2 anni fa. Ma come è possibile ci siamo vivati da Savona? Ma quando mai? Solo una volta ce l'ho beccato. No! Li hanno accesa adesso! No, bellissimo, era spento! No, ma era bellissimo spento. Molto interessante. Questo sì. Non l'avevamo mai visto qua, La PN? Non l'avevamo mai visto sulla mia vita. Dovrebbe essere la PN, credo. Sì, lo è, non c'è altra spiegazione. No. Beh, ce lo devono avere per forza, quindi. Abbiamo un'importante rivelazione. Quell'allarme del rock, che cos'era? Aspetta che te lo dico, eccolo qua. Chi preme SOS dentro al bagno, grazie alla posizione del pulsante che è molto invitante. Cioè è la gente rincoglionita. Chi in preme sostanza. SOS nel bagno. Madonna. Beh, quantomeno l'abbiamo scoperto. Ovviamente regionale veloce 40-28, il più rapido di tutti con l'MD. E finisce qui questa incredibile giornata di Ale. Domani chi lo sa, magari ne becchiamo uno.